Buonasera, benvenuti a questa nostra diretta, è una diretta incentrata sui messaggi dell'oltre. Intanto che aspetto che qualcuno di voi si collega, che così almeno mi dite se mi vedete bene, se mi sentite bene, ecco che inizio a spiegare un attimino come avviene questa cosa qua. Allora, è molto semplice. Io sono una viaggiatrice astrale, con il mio astrale vado nell'oltre letteralmente e aspetto. Sono loro che mi vengono incontro e sono loro che a loro insindacabile giudizio mi fanno vedere a chi dare i messaggi e soprattutto che cosa dare. Eccovi qua. Allora, iniziamo con i saluti che ho notato che io i saluti non li faccio mai. Quindi, iniziamo con auguri Roberta e auguri. Ciao Roberta Fanelli. Ciao Costanza, ciao Eli. Ciao Ignazia. Ciao Emma. Eccovi qua. Ciao Simonetta, ciao. Ciao Stefania. Ciao Valeria, adesso voglio salutare un po' tutti, eh? Tutti. Sarà difficile, però un ciao per tutti può essere, vabbè. Mi vedete, mi sentite bene? Grazie Rosaria e Bruno, la seconda cosa che volevo chiedervi, perché sto usando una telecamera nuova, non so se l'avete vista, che insomma è un pochettino migliore del mio PC e volevo chiedervi appunto se mi vedete bene, se mi sentite anche bene, giustamente. Bene, allora, perfetto. Oh, grandioso! Meno male. Dunque, vi dicevo, stasera non ho fatto molta pubblicità di questa mia entrata, no? Ecco, di questa sera, quindi dovremmo essere giustamente un po' meno. E forse andrebbe anche bene perché riusciamo ad avere più messaggi, no? Da questo punto di vista. Io non mi dilungo troppo. Non mi dilungo troppo perché, ciao Ombretta, perché ho piacere di farvi avere i messaggi, che credo che sia la parte più importante, no? Assolutamente sì. Sono a loro insindacabile giudizio e non al mio. Ciao Mirella! È da tanto che manco, quindi vi voglio bene. Vi voglio benissimo. Vi siete mancati un casino, si può dire, vero? E quindi giustamente ho piacere di, ripeto, iniziare subito perché così si possono dare più messaggi e possiamo avere un inizio di rinascita, no? Che in questo periodo si avvicina la Pasqua, che la Pasqua è una rinascita. E quindi con questa rinascita, giustamente anche loro sono molto più vicini a noi, no? Da questo punto di vista. Sto prendendo un caffè, scusate, ho fatto un po' in ritardo stasera. Ok, buonasera Gabriella, buonasera Giuseppina Caruso, un bacione a Silvia Gianluigi, assolutamente sì. Gianluigi e i ragazzi di Luce, come sapete, sono ciao Rita, sono molto 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 impegnati in questo periodo per tutto quello che c'è nel mondo, quindi operano tantissimo perché i ragazzi di Luce sono letteralmente inondati dalla luce, quindi quando loro arrivano danno alle persone in bisogno questo senso di speranza, un senso di conforto. Anche quando tutto sembra andare malissimo, loro energeticamente producono questa energia di speranza che anche se tu chiudi gli occhi un secondo, non è finito lì. Poi ci siamo noi a prenderti. Ecco, fanno questo lavoro specialmente dove c'è la guerra, dove c'è stato il terremoto e tutto, no? Quindi con molto piacere ringraziamo tutti i ragazzi di Luce che fanno questo lavoro così impegnativo.
Ok. Grazie Anna Mattioli, fai con calma, siamo qui. Bene, grazie. Ho bevuto un caffettino virtualmente insieme a voi. Bella questa cosa. Ok. Allora. Tiziana Bottaccia, anche voi mi siete mancati. Mi siete mancati veramente tanto. Mi sono mancate queste energie meravigliose, no? Che ci sono in queste dirette e l'energia anche dei nostri cari. È un'energia meravigliosa che giustamente è così. Allora, abbiamo un'oretta di tempo, neanche dopo di noi vi ricordo che c'è Gerardo Palumbo. Ed è straordinario, quindi mi raccomando, restate anche con lui dopo di me per continuare appunto questo viaggio nella medianità. Allora, nel mio caso, mi ripeto, io vado nell'oltre e aspetto. Sono loro che mi vengono incontro e sono loro che mi spostano lo sguardo per vedere a chi dare il messaggio, ok? Non mi serve la data di nascita perché a loro non serve, ovviamente la vostra data di nascita la sanno benissimo. Vedrete che vi potranno dare anche dei colori perché ho visto già un discorso di colori, quindi può essere che qualcuno di voi riceva appunto colore. Ok, adesso iniziamo. Allora, faccio una cosa diversa dal solito, non me ne volete. Faccio una cosa diversa dal solito perché, cioè di solito vi faccio vedere come faccio. Io mi cade l'occhio sulla vostra chat. In questa chat c'è, basta il vostro nome, un cuoricino, un ciao, salutami i miei cari, va benissimo, no? Ma non più di questo. E da lì poi parte il messaggio della persona e chi è, viene descritta, eccetera, eccetera. In questo caso invece ho sentito un rumore che c'è nei cantieri edili, no? Quindi viene questa persona che faceva un lavoro edile, che potrebbe essere un muratore, adesso non riesco a identificare bene. E viene per Claudia, mi ha detto proprio questo nome, Claudia, e ha detto di a Claudia che la ama immensamente. Ok? Quindi non ho idea se si tratti di una figlia, di una moglie, non ne ho assolutamente idea. Quindi ti ricordo, Claudia, che ci stai ascoltando, che c'è di là questa persona, questa figura, questa presenza maschile che faceva questo lavoro, perché sento proprio tutto, 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 il rumore mi fa vedere proprio anche nell'ambito dell'edilizia, che ti dice Claudia, ti voglio tanto bene. Ed è sicurissimo, cioè lui è partito proprio in quarta, letteralmente, quindi sembra quasi un ariete, no? Come segno, quelli che partono in quarta, perché è sicuro al 100% che tu sei in ascolto e che tu lo riconoscerai. Ok? Vabbè, comunque, a noi interessa invece, ringraziamo questo signore, però a noi interessa giustamente anche gli altri, no? No. Ok, ora prendo l'altra chat perché così riesco a vedervi meglio. Sai, mi fa che carina. Dice Maria Grazia Guerrieri, siamo già a 100, 100, sì, non li ho neanche guardati. Sei fantastica, sai? Ci sono delle persone che sono, le chiamo molto degli specchi, no? E quindi quello che tu vedi in me, in realtà io c'entro molto poco, ma è vero anche che sei quello che tu trasmetti, quindi complimenti a te.
Tu avevi una persona che veramente era al 100% nell'oltre ed è una presenza femminile importante. Sai quelle persone che sono il perno, no? Della famiglia e quando questo perno va via, insomma, ci si rimane un po' traballanti, ecco, si dice un po' così. Ecco, lei era veramente una persona al 100%, ecco, top proprio, ok? Il top senza nulla togliere a tutti gli altri che ci stanno ascoltando, per amor di Dio. Ok. Non riesco a prendere la mia chat sul gruppo, pensa a te. Vediamo, cioè, ce la faccio, prima o poi, santo cielo. Ok, allora. Eccoci qua. Allora. Dunque. Eccola qua. Abbiamo. Giuseppina Panza. Ok. Permettimi, Giuseppina, giusto? Giuseppina Panza, ho detto giusto? Sì, sicuramente ho detto giusto, è stupida. Giuseppina, mi ha fatto ridere perché nell'oltre hai una persona. Adesso ti metterei un po' a ridere. Dai, dobbiamo un po' sdrammatizzare, però vi prego, perché c'è talmente tanto. Un po' di buio in questo oltre, no? Nel nostro mondo adesso che loro sono sempre così radiosi, così felici, così meravigliosi che non riesco a star seria, quindi non abbiatene a male. E questa figura maschile arriva, insomma, c'ha veramente la panza. Quindi mi ha fatto un po' ridere perché il tuo cognome è arrivato quest'uomo con la pancetta. Insomma, mi ha mosso un po' il ridere, quindi non me ne volere. E ti dà un messaggio molto semplice. Forse perché lo vuoi sapere, non lo so. Ambasciatore non porta fine e sta semplicemente dicendo digli che io sto bene. Ma te lo dice come te l'ho detto io, ok? Quindi digli che io sto bene. E questo è il messaggio. Però mi ha fatto ridere, santo cielo. Cioè, veramente, andare con una persona che di cognome fa panza e trovarsi una persona di là che panza è buffo. Oddio, sì, no, non l'ho messo il foulard dietro, hai ragione, l'ho proprio cambiato, assolutamente sì. Ok, Angelo Valerio, bell'uomo, bell'uomo. Scusate perché mi partono velocissime, quindi devo leggere velocissima io e contemporaneamente sentire il messaggio, quindi mi sto sviando. Angelo, sì. Allora, viene per te questa presenza femminile ed è una presenza che non è molto alta ed è magra. Ha detto che hai diverse persone nell'oltre. Questa persona però viene lei per prima ed è una persona che ha un viso che ha molte rughe, ok? Ma me lo fa vedere perché è una persona molto
toglierti, che ha sofferto molto come lavoro, cioè ha lavorato moltissimo nella sua vita, quindi le rughe non sono rughe di fatica, di vecchiaia, ecco, sono, mi veniva la parola, sono rughe di lavoro, ok? E viene da te e dice che lo sente molto il dolore che tu hai dentro e cercano dall'oltre di darti tanta energia, come di un balsamo, no? Come se tu avessi una specie di ferita, tienimi il termine Angelo, no? Perché così mi fanno vedere, e loro, i tuoi cari, cercano di darti come una sorta di balsamo, come una sorta di crema cicatrizzante, no? E quindi tu dovresti sentire ogni tanto, quando sei in un momentino un po' rilassato, quando sei solo con te stesso, dovresti sentire questo un po' di calore nel petto, proprio qui. Assolutamente qui, dalla parte del cuore, no? E questo peso di calore che ogni tanto senti, loro sono, lei è sicurissima che tu lo senti, sono loro che ti stanno aiutando. Oh, Giuseppina Panza, scusami, sai, io non volevo, spero che tu non ti sia offesa, ma veramente, dice, mio marito ha un po' di panza, e, un po', ovviamente, non è grave, cioè, tiene pancetta, e poi mi ha fatto ridere, anche perché mi è arrivato, anche perché lui è una persona molto ironica, fra l'altro, e quindi già lui è venuto così, in più aveva questo, e ha questo carattere ironico. Cioè, figurati, è stato un putpurrì di cose che mi ha fatto ridere da matti. Vabbè. Ok. È vero, Angelo Valeria Bell'uomo riceve messaggi praticamente in ogni diretta. Deve essere molto fortunato. Bene, nella mia non mi ricordo perché io quando ho questi flash che sono nell'oltre, io non ricordo a chi ho detto, a chi non ho detto, ecco. Ciao Federica. Eh sì, alle volte sono incredibili perché mi succede di dare i messaggi, spesso e volentieri, anche più persone, sempre la stessa, ma in maniera diversa. Vabbè, è incredibile, però è così. Stefania Londini invece hai una presenza maschile che ti assomiglia tantissimo, quindi non ci si può sbagliare assolutamente. Proprio hai l'incarnato del viso uguale, però non hai uguali i colori. Non hai uguali i colori. E mi fa vedere che hai in mano una. Da genziana? No, è una stella alpina. Sì, hai in mano una stella alpina. Questo vuol dire che, essendo che sei una persona molto terrena e hai bisogno di prove, ti farà trovare una stella alpina. Quindi diciamo che il fiore è molto raro in effetti, e quindi quando tu troverai questa stella alpina saprai che questa persona meravigliosa, che ti assomiglia così tanto come ovale, ti è molto molto vicino. Ho letto di Claudia, non so, io posso solo dire velocissimo perché Claudia è arrivata questa persona dall'oltre che fa un lavoro nell'edilizia, è tutto quello che so. Sentivo questo rumore di trapani, ecco, lui mi ha fatto sentire questo odore di trapani e si è girato e. In un certo senso è come se lui stesse aiutando, adesso mi è venuto in mente che cosa mi ha fatto vedere, è come se lui stesse aiutando energeticamente
tutte le persone che stanno togliendo le macerie per il terremoto, no? Quindi, essendo che lui ha lavorato in questo settore, ha piacere di infondere il modo migliore per togliere le pietre, il modo migliore per, sì, per trapanare un posto, per fare pulizia, per riuscire a recuperare le persone, ecco. Però insomma lui era nell'edilizia assolutamente e viene per Claudia, come dicevo prima, io non ho assolutamente idea chi sia la Claudia, perché non mi ha fatto vedere il nome, e ha detto appunto che è sicuro che la riconosce, quindi ai posteri, perché non lo so. Che bello, mia mamma si chiamava come la stella alpina Edelweiss. Ah, bello! Bellissimo Edelweiss. Edelweiss, Edelweiss. Non c'è un fiore più bello. Esatto. Nunzia Tessitore, ci sarà questa presenza femminile con le mani un pochettino cicciottine, eh? Sai perché vedo le mani? Perché so che lei verrà in una sera di queste e ti sentirai accarezzare la mano. Ti sentirai accarezzare la mano. Perché lei ha tanto piacere, gli manchi veramente tantissimo perché ti ha sempre portato nel cuore questa persona meravigliosa con le mani un po' cicciottine e ti toccherà la mano nel sonno, ma tu te ne accorgerai ovviamente. Chi è che sta intasando la chat, Mirella Greco? Fammi sapere chi sta intasando la chat. Sì. Ok, abbiamo anche sì, abbiamo anche assolutamente questo animale peloso che è un ameretto peloso che arriva dal ponte e però l'animale fa come il muratore, lo chiamo io, scusate, perché non mi fa vedere la sua mamma umana. Innanzitutto lui o lei, non lo so perché non lo vedo sotto. A pelo corto, cicciotto, naso schiacciato Ok, allora la sua mamma è viva, è una donna che ha portato i capelli a caschetto e chiari, erano tinti però, Erano un po' tinti, tinti sul chiaro, e lo strapazzava sempre. E lui ogni tanto faceva, però voleva farti sapere che lo adorava. Sandra Ceresini mi chiede: ciao Nicoletta, tu riesci a comunicare con tutti i sette piani dell'esistenza? So che arrivo e so che vado dal quinto in su, non vado dal quinto in giù. Quindi no, 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 non comunico con tutti e sette, solo dal quinto in su. Mi spiace. Stefania Brassi, sta arrivando questa persona, però una persona che vedo con dei capelli con un colore strano, ti direi. Cosa vuol dire strano? Strano vuol dire che è tra il... Sai quando quei capelli che stanno per diventare bianchi, che hanno quelle punte di colore ancora del capello, ecco, ti direi sul biondino quasi, no? Quindi, strano
sta arrivando, arriva con dietro delle nuvole, un sereno meraviglioso, quindi mi fa vedere anche qualcosa di veramente straordinario da questo punto di vista. È un uomo che ha, una persona, un uomo, sia una figura maschile che ha sofferto parecchio per la sua sensibilità, che però non ha mai voluto più di tanto far vedere, ecco, quindi era proprio sensibile, sensibile lui d'animo, ma teneva abbastanza questa corazza per evitare appunto che lo vedessero, no? Il suo colore, perché ti dà un colore, è un colore sul verde, verde, sì, un verdone sull'azzurro, verde acquamarina, letteralmente marina anche col mare. E ti dà questo messaggio molto bello di essere sempre forte, di essere sempre coraggiosa e che lui è sempre molto 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 vicino e si trova nella parte destra della tua aura. Quindi se lo vuoi sentire ogni tanto devi andare a toccare con la mente la tua parte destra. Ah, quindi è arrivato il tuo cane, Patrizia Esposito. Bene. Ma tu nella foto sei scura, io invece ti vedo, cioè il cane ha detto che la sua padrona, che brutta parola, la sua mamma umana era tinta di capelli però sul chiaro. Giovanna D'Onofrio. I tuoi cari sono tutti veramente con questo profumo marino fortissimo. Sono tutti molto legati a... vedo... Cos'è quella roba lì? Sabbia, terracotta, argilla. Sì, vedo proprio... Sabbia, terracotta, argilla, come vasi a dirti la verità, no? Non so che cosa voglia dire, non so perché mi trasmettono questo. Di sicuro il messaggio è molto molto chiaro. Se tu vuoi sentirli, cerca di sdraiarti sul bagnasciuga, proprio del mare, no? E è da lì che loro, con il loro profumo marino, di cui sono intrinsecate le loro anime, sono lì che ti abbracciano con il vento del mare, loro ti abbracciano e si fanno sentire con il profumo del mare. Sono sempre vicino a te, sempre. Grande di età, nunzia nel tessitore, sì, sono le mani di una donna grande, una donna adultissima, ok? Non è un bambino. Ah sì, eri Chiara, ah Patrizia Esposito, allora è il tuo cane, lo salutiamo, salutiamo il cane di Patrizia. La tenda dietro di me è immobile. Non ho un filo di vento, ve lo dico, eh. Non mi fate prendere paura. Mi riprendete la mamma? Ho visto una mamma. Ho visto una mamma che chiede, cioè, questo...
Ti prendo da questa chat, devo riprenderti, scusami, ma dov'è questa mamma? Oh, santa fisichella, mio figlio sarà affaccendato lassù. Oggi ho trovato un cuore di polistirolo vicino alla ruota posteriore della mia auto. Sono disperata, mi manca, non riesco a smettere di piangere. Allora, innanzitutto, santa fisichella, devi sapere che qua nel gruppo c'è una donna straordinaria che si chiama Anna Maria Squeri. E lei ha suo figlio Gianluigi nella luce e con suo figlio Gianluigi ha scritto dei libri, due libri meravigliosi, che peraltro vanno anche in beneficenza qualora tu desideri conoscerli e acquistarli. Fa parte anche di un gruppo di mamme che hanno tutti i bimbi nella luce, no? E quindi nessuno meglio di lei o di loro può capire il tuo dolore, possono magari aiutarti come fare a convivere, no? Con questo dolore, perché ovviamente non è una cosa che passa, ma credo che tu questo lo sappia già. Quello che invece mi sta dicendo questo ragazzo, ragazzino, è quello di a piacere di comunicare con te. Io riesco solo a vedere una piccola parte del suo viso e vedo delle guanciotte meravigliose, peraltro. Gna, gna, gna. Mi viene quasi da mordergliele, sembra un bignè. Meraviglioso, queste guanciotte. Gna, gna, gna. Adesso gliele mangio. Sto scherzando. E, no, non sto scherzando, le mangerei sul serio se fosse qua vicino a me, se potessi farlo. Comunque mi sta dicendo una cosa. No, veramente c'ha delle guanciotte adorabilissime questo bimbo. Lo chiamo bimbi, io chiamo tutti i bimbi, e comunque sì, è un bimbo in effetti. Mi ha detto che ha piacere di comunicare con te perché gli hanno dato dall'oltre la facoltà di poter comunicare. Quindi quello che io ti consiglio. Vedrai che ci metterai un po', ma comunque Anna Maria Squeri sicuramente potrà aiutarti. La trovi su Messenger, oppure puoi guardare le sue dirette anche. Dice che devi scrivere, cioè tu prendi la penna, il foglio, e poi è lui che scrive. Quindi vuole comunicare con te in maniera, con la psicografia si chiama, ok? Quindi mi raccomando, assolutamente è importantissimo che tu impari a comunicare con lui in questa modalità. Però le guanciotte le prendo io, che me le mangio. Miam, miam, miam. Sì, troppo belle guanciotte. Quante, che belle che siete, tutte così come cuoricini. Ah. Allora, sì. Ciao, ciao Rita. Federica Arcagni. Lo so che già ho ricevuto dei messaggi, lo capisco, quindi lo sanno anche dall'oltre, ma questa. Di là è come se ci fosse una specie di triade, no? Le triadi sono formate, come si sente dalla parola stessa, da tre persone, no? E tutte e tre operano per riuscire a toglierti la preoccupazione. Perché Federica sei un po' preoccupata e loro si preoccupano che tu sei preoccupata, è una cosa incredibile questa cosa qua che sento. Si preoccupano che tu sei preoccupata, non ne hai motivo, loro ti sono vicini, ma
Credimi, ti dicono, lei ti dice, questa presenza femminile dice, nonna, credimi, non ne hai motivo, ma veramente non ne hai motivo. Ha un modo di fare come se fosse una nonna, eh? È una persona che ha i capelli scuri, gli occhi scuri, si è ringiovanita, me lo dice subito, di almeno 20 anni, perché a 20 anni era proprio bellina. E quindi si è proprio ringiovanita e ti dice, non, digli che non devi preoccuparti, non devi preoccuparti, devi vivere, non preoccuparti. Vedi, poi ci sono veramente quei nonni che arrivano davvero, i nonni. Lidia e Martina, loro proprio mi hanno detto siamo i nonni, mi hanno fatto vedere te piccolina con tua nonna, assolutamente tua nonna, la percepisco assolutamente, sì, percepisco del cucito, percepisco dei bottoni, percepisco, una parola, è meglio dire che mi fa vedere lei. Ecco, mi fa vedere questi bottoni, mi fa vedere questa trottolina che eri tu e questa nonna che ti prendeva proprio per mano, no? E quando tu prendevi in mano la nonna, eri sicurissima che eri nel posto più sicuro del mondo, infatti così era. Ti vogliono tanto bene i tuoi nonni e da lassù ti proteggono davvero. Ogni tanto ti fanno sentire questi odori, no? Odore del dopo barba particolare, se non che dell'odore di ciambella, di profumi tipo di biscotti, no? A dirti la verità. E questo è il loro modo per dirti assolutamente che ci sono. Zoe, ho letto il tuo messaggio perché è tanto lungo, no? Quindi è tanto che ti seguo, però da me non vengono mai i miei genitori. Ci rimango male ogni volta, comunque ti seguo lo stesso e mi do conforto nel sentire che ci sono. Allora, ti do subito la spiegazione e quello che posso dirti è che tu hai avuto questa forma, ti sei messa come un muro, no? E quindi loro avrebbero fatto comunque fatica a penetrare questo muro, Zoe, che ti sei fatta, no? Adesso però è da circa qualche mese che tu ti stai un pochettino illuminando, no? Poco, a piccole dosi, ma hai creato quella specie di fessura dove loro sono riusciti ad entrare. Assomigli veramente un sacco anche come carattere al papà. Sei più bella del papà. Dai, non è vero, il tuo papà è bellissimo. E vorrebbero vederti felici. E quindi specialmente perché la mamma è molto timida ed è molto emozionata, quindi fa un po' fatica. Io penso di essere obiettivamente la meno adatta a poterti collegare con i tuoi genitori, ma perché essendo io una viaggiatrice astrale, sai, le mie doti si fermano a veramente un viaggio, no? Un viaggio nel quale io mi fermo alla stazione, vedela così, loro mi vengono incontro, mi fanno vedere velocemente e poi io risalgo sul treno. Ecco, l'idea di fondo è quella. Sicuramente dall'emozione di tua mamma, che mi fa, oh, come dirà, oh, finalmente
Però io capisco questa è un'emozione che ha perché sei riuscita tu per prima ad aprire un po' il tuo cuore. È solamente per quello che adesso loro riescono un po' ad entrare. Vogliono vederti felice però, ok? Quindi la parte migliore la fa il fatto che vogliono vederti felice. Ho messo via. Ok. Bruna Matteo Pozzato, grazie. Santa Cozzolino ti fa un regalo a Pasqua. No, il sabato di Pasqua. Sabato di Pasqua avrai occasione di sentire, avrai occasione di sentire questo grandissimo amore che vi lega e poi mi sai dire qualcosa, ecco. Comunque a Pasqua lo senti, sabato, il sabato prima. Che forte. Come assomigliate tanto ai vostri cari. Zoe, veramente, Zoe, se ti manca tanto il tuo papà, ma veramente, ma guardati in faccia, cioè nel senso guardati allo specchio, così almeno so, riesci a vedere lui nei tuoi occhi. Sai, Gabriella, Cecere, le volte quando non vengono, ve l'ho detto alcune volte nelle mie dirette, può essere che magari non sono io la persona più adatta, forse hanno bisogno di avere un contatto più diverso, come ad esempio il medium che c'è dopo di me, Gerardo, no? Invece di una viaggiatrice astrale. Come magari sono in un momento, in un periodo, che magari sono ancora un po' di pulizia, li chiamo io, no? Che si devono un po' riadattare. Per te passano qualche anno, magari per loro invece passa semplicemente un'oretta. Vedrai che prima o poi arriva la tua mamma. Io per adesso non riesco ancora a vedere. Bene, Giovanna D'Onofrio, grazie di questo feedback meraviglioso. Alessandra Ale, stamattina all'improvviso ho sentito un forte profumo di rosa. Diciamo che, rido, nell'oltre hai una presenza femminile che invece lei non usava il profumo alla rosa, quindi è ovvio che non è lei. Lei usava più un profumo molto più dolce, proprio dolce, un profumo molto dolce. Ed è un profumo che ha detto così: se vuoi te lo faccio sentire, basta chiederlo. Quindi chiedi. Mi raccomando, Santa, sabato, Santa Cozzolino, sabato, prima del giorno di Pasqua. Ti metti lì, in quell'ora che tu sai, chiudi gli occhi, fai due o tre respiri e rimani in attesa e ascolti il calore che ti dà. Mari Fiorini. Oh.
una persona di là, una donna che è di una bellezza, sembra quasi una modella. Oh mio Dio, adesso, Mari Fiorini, oh quanti animali c'hai? Scusa se faccio così, ma sono veramente tanti. Allora, perché non sono solo i tuoi, sono anche di questa signora bellissima, meravigliosa, che c'è di là. No, veramente sembra una modella perché è di un'eleganza e di una raffinatezza che ce ne hanno pochi, eh. E insieme a lei c'è c'è un gatto che è bianco con le macchie rosse, poi c'è, sembra un cane, boh, comunque sul rosso, poi c'è uno che lo riconosco perché è nero come la mia Cindy, sì, poi c'è un cane tipo basso, bianco con le macchie. Raso, eh? Cioè, questa donna è la donna più fortunata del mondo, oltre ad essere bella, è anche attorniata da tutte queste persone meravigliose, e poi ha detto che lei è vicino a lei, lei è felicissima perché ha ritrovato tutto l'amore del mondo e quindi è con una persona meravigliosa che lei ama tantissimo. Ed è veramente molto felice. Rosa Carboni dice: il mio amato Giuseppe è andato via a fine agosto. Vieni da me, tesoro. Ma perché deve venire da te, che è sempre lì da te? È invece l'incontrario. Sta dicendo che tu non lo riesci a sentire. Lui sta urlando, ma tu non riesci a sentirlo. Come faccio a sentirlo? Con lo stesso motivo per cui ti manca, lo devi sentire con l'amore, non lo devi guardare, ecco, è solamente in una modalità diversa. Io vi faccio sempre questo esempio, poi almeno per me può essere così, ma ripeto, dopo di me ci sarà Gerardo che lo sa meglio di me. Quindi chiedete assolutamente a lui, che ha molta esperienza in questo caso. Io no, perché essendo nata così poi, anche lui credo, assolutamente sì, però non ho fatto delle scuole, per cui non vi so dire come insegnare, come si fa. Però quello che ti posso dire è che, ecco, quando vivi in casa con qualcuno, no? Però se tutti stessero in silenzio e tu sei con gli occhi chiusi, tu sai benissimo che ci sono i tuoi cari in casa, no? Anche se loro non fanno il benché minimo rumore, anche se loro sono immobili, tu li percepisci. Anche se sei con gli occhi chiusi, non li vedi e non li senti. Ecco, è la stessa cosa. Quindi devi assolutamente provare a percepire questo, ok? Percepire. Ah, è la bassotta di mamma. Bene, Mari Fiorini. Grazie di questo feedback. Sono belli i vostri feedback perché aiutano non per esaltare me, no, ma perché aiutano le persone a dare una conferma che veramente i loro cari ci sono, no, nell'orto. Quindi prima o poi sicuramente ci saranno delle situazioni per le quali riusciranno anche loro a sentirli.
Sì, è Antonella Vitelli. Loro vi vedono tutti, che alle volte, sai, quando si ha grandi dolori si fa un po' fatica a vederli. Ecco, quello sì, assolutamente sì. Vederli nel lato astrale, ecco. Scusate, stavo straparlando perché ho per Nicla Russo. Nicla, viene questa figura maschile importante, importante come proprio come figura, no? Faccio un esempio. Cosa vuol dire importante? Perché sai, io faccio sempre l'esempio perché solitamente io descrivo in un modo, magari tu invece lo descriveresti in un altro, no? Per me la figura importante è quando come se passasse, mi viene in mente adesso così, l'avvocato Agnelli, no? L'avvocato Agnelli aveva una presenza importante, anche se stava in silenzio, non diceva niente, nessuno sapeva niente, neanche chi fosse, però Agnelli aveva una figura importante. Ecco, questo uomo che viene dall'oltre ha una figura, un portamento importante. E viene da te per darti questo messaggio che mi è piaciuto moltissimo, no? Quando le persone della nostra famiglia, no? Vanno di là, è come se si svuotasse la casa, no? Quindi ci si sente soli, però la tua casa è dentro di te, non fuori di te. E quindi è dentro la tua casa che tu ci ritrovi sempre. Sabrina Sparaventi. Ti descrivo ciò che vedo, facciamo prima. Sabrina Sparaventi, vedo questa presenza maschile che corre come se stesse correndo per andare dove, cioè tutto sudato, innanzitutto, corre felice, felicissimo, ma corre come dire, sono arrivato, come se stesse arrivando, che ne so. A un traguardo, come se stesse arrivando, che deve guardare una partita, no? Ecco, tipo come quando vai allo stadio, io non amo il calcio, però mi fanno vedere questo, come se tu quando vai allo stadio, corri, corri, corri perché dai, 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 che dobbiamo prendere i posti, si ferma la partita, ce la perdiamo, ecco, sempre questa. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ansia terribile. Ecco, viene questa presenza qua con questa forza di vita. Adesso detta così sembra strano, però in realtà la devo dire così. Questa presenza di vita incredibile, questa forza. Ed è arrivata, eccomi, 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 eccomi. Ci sono, ci sono. Digli che poi di non preoccuparsi, che comunque il mio odore lo sente. Mi faccio sentire con l'odore, alle volte anche puzza. È andato via. Niente campanelli, no, no, tutto chiuso, tutto in silenzio. No, ho azzerato tutti, ho azzerato le suonerie del telefono, tutto, tutto. Come mai sentite sto campanello? Vabbè. Mi è piaciuto che all'ultimo è arrivato il corridore, forse è nato da Madonna, è vero. Ok. Allora quando vi perdete magari dei pezzettini con gli ultimi 5 minuti,
Urge, urge la spiegazione. Allora, quando vi perdete magari dei pezzettini che sappiate che rimane comunque registrata, quindi ve lo potete riascoltare quando volete. Allora, per quanto riguarda il dopo, io alle volte ricevo su Messenger delle richieste tipo hai visto mia madre, hai visto mio papà, puoi vedere. Purtroppo no, nel senso che io dopo le dirette chiudo i canali e non vedo, non sento più nulla. Quindi anche se voi mi scrivete, io purtroppo non posso esservi d'aiuto, poi non sarebbe equo. Se mi scriveste in privato e vi rispondo, non sarebbe equo per tutte le persone qua presenti che non sono riuscite ad avere un messaggio, no? Concorderete con me. Io sono una viaggiatrice astrale, quindi se siete interessate, ad esempio, a fare un viaggio sulle vostre vite precedenti, su il vostro passato, qualche volta qualche flash piccolino del futuro, io sono a disposizione, potete chiedermi informazioni su Messenger come funziona. Diversamente non posso aiutarti. Ogni tanto viene qualcuno quando faccio qualche consulto nell'oltre a parlare, ma può essere anche che non viene nessuno. Quindi lo dico sempre per evitare che mi scrivete. E dispiace, ecco, volevo dirvi questo, ok? No, la mia sedia non scricchiola. Io odio le sedie che scricchiolano perché faccio un lavoro che devo stare seduta, quindi assolutamente non riesco cioè lo scricchiolio proprio no, assolutamente no. Vabbè, aspetta, forse sì adesso però, vabbè. Sì, avete ragione, mi scricchiola la sedia. Che paura. Ok. E quindi, questi ultimi 2 minuti che abbiamo insieme, vi volevo ringraziare, di essere stati con me. Prossima diretta, che farò, penso a marzo, se non erro, sì, dovrebbe essere a marzo, un giovedì di marzo, farò anche un flash sulle vite precedenti, quindi senza prenotazioni, io non amo le prenotazioni e quindi sì, ciao Manuela, ciao cara, che bello vederti, ciao, vi devo lasciare perché dopo di me c'è Gerardo e quindi niente, se avete piacere ci sentiamo nella prossima diretta, vedrete che metterò loro un post che così magari lo sapete, ecco quando ci sono e faremo questa diretta incentrata per metà, solamente per metà, sulle vite precedenti che saranno scelti a random su chi è presente, ma con il viso, perché lì invece mi serve il viso, mentre in queste dirette no, assolutamente, ma per le vite precedenti ho bisogno invece del viso. Quindi vi ringrazio tantissimo. Siete stati meravigliosi tutti quanti. Ringraziamo le persone che sono venute dall'oltre, che ci hanno aiutato con tanto, tanto amore. E con tanto amore provate a sentirli voi direttamente. Me lo promettete, vero? Perché loro ci tengono tanto, tutti quanti. Provate a sentirli col sentimento dell'amore, tutti voi. Io vi ringrazio e vi auguro allora una bellissima serata in compagnia anche di Gerardo. Grazie e alla prossima. Ciao.